oggi ci occupiamo solo di linee guida del dicastero, c'è qualcosa pure noi. Sono linee guida che si muovono in continuità con quanto il dicastero ha fatto finora, prendono una direzione un po' più comunitarista e olivettiana, diciamo. Riguarda il tentativo di accorciare le distanze tra centro e periferia, si combina con una filosofia del paesaggio che noi abbiamo imparato da figure eccezionali come Paolo Portoghesi. E c'è un tentativo di aprirsi a un'architettura del pensiero. In che senso? Ma anche con una visione di più largo spettro, diciamo.